cos'è questo? Oh mamma, cosa ho fatto? Abbiamo sbloccato la parte in cui diventiamo a motore. Combustibile. Che figata incredibile. Ma che figata incredibile è. E valsa la pena attendere. Ciao, sono Majo, benvenuti nel mio canale, benvenuti in questo video introduttivo su Far Changing Tides, ovvero il seguito di Far Long Sails, un gioco indie molto particolare nel quale dovevamo partire in una navigazione solitaria in seguito a un lutto. Il pretesto del 2 ancora non l'ho capito, perché partiamo direttamente su un'imbarcazione diversa. E poi vediamo insieme. Adesso sigla e poi il video. E vediamo il seguito di Far Long Sails. Vediamo sull'albero maestro. Non pare un gancio. Non riuscirò mai a agganciarci quando ci voglio agganciare. Chi lo sa. Yuhuu! Bungee jumping. Vai, spacca tutto. Se spacca ogni bene. Rompi tutto. Vai, casse. Vai. I tasti sono rimasti gli stessi del primo capitolo, quindi con LTRT si allontana e si avvicina la grafica. Guardate però questa cosa del vento. Quindi la bandierina lì indica quanto veloce si va. Nella parte celeste viene fuori lo spinnaker, ovvero la vela frontale. Vediamo cosa si staglia di fronte a noi. Siamo a piena velocità. È un mondo decadente che ha avuto un'inondazione notevole. Calata un po' la velocità, vediamo se riusciamo a ristabilire la piena potenza. E dobbiamo tenere il disegnino del vento. Bello, la musica ti accompagna in questa esperienza. Nel primo capitolo si partiva in seguito a un lutto, in questo sinceramente non lo so, anche perché la demo non ci fa presente il motivo per cui partiamo. No, così si rallenta. Si riaumenta e torna fuori quello che io chiamo spinnaker, ma non sono sicuro sia corretto. Scrivetelo se ho detto una minchiata, così so cosa non dire più la prossima volta. Andiamo a vedere il nostro personaggio dove può andare. Vediamo se si può zoomare. Questo è il nostro interno, non c'è granché rispetto al primo. Ci si può buttare in acqua ovviamente, ma per ora non ne vedrei il motivo. Andiamo a bombazza di velocità. Inizia a esserci un mondo. Paura di sbattere contro qualcosa. Oh, che succede? No, volevo levare io, per dire la verità. Abbiamo spaccato quello, non l'ho capito. Vabbè, la ritiriamo su tutto l'ambaradan. Non ho veramente capito il motivo di questa cosa. Mi sfugge. Ok. Mi sfugge non poco. Non ho capito il danno da cosa sia stato procurato, ma insomma. Quelle si per ridurre. Allora c'è del pericolo. Vi è del pericolo allora. Dobbiamo andare a sbattere. No, no, via, via, via. Via, via. No. L'ho fatto in tempo. Dai. Passa. Su. Dai, passa tutto poi. Dai. Ancora un po'. Ya famo. Dai. Ok. Dai. Woohoo!
bello. Ancora un po', ancora un po', ancora un po'. Tira fuori il velone. Grande. Siamo a piena potenza. Nel primo far c'era il discorso del carburante. Andava sia a vele che con la spinta del motore. Qui sembrerebbe essere più green la scelta. Green come anche la luce che c'è in questo momento, che è molto verde. Beh, direi che insomma. Il mare è andato un po' ovunque, è andato dove gli pareva, insomma. C'è un po' di detriti. Ok, rallentiamo un po'. Direi di rallentare totalmente più che un po' ora. Andiamo a vedere che c'è, va? Ce la fa a salire? Sì. Ma sono pie fa. Incredibili. Dai, 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 apri la strada. E si è rotto. La maiala del leva. Prosega. Così che fa. Mettiamolo sotto la sega. Mi spacca sto coso di legno. No. Ci si mette e basta. Ora si sega il pezzo. Wow. Useremo per salire, l'ho visto di qua. Non ci si arrivava di sicuro senza. Si sta prendendo fuoco tutto nel frattempo. Cos'è sto trabiccolo? Dell'olio? Per riparare? Ah. Ma guarda te. Lo posso usare anche per riparare. Ma lo vedo dopo, lo vedo. Via. Abbiamo riaperto la strada, dai. Meno male. Ma posso riparare anche quello che mi si è rotto a me. Oh, andando via, andando via, andando via. Oh. Non mi lasciare, non mi lasciare, non mi lasciare. Potrà riparare anche qua? Sì. Grandioso. Lasciamo qua, no. Direi. Lo mettiamo sotto coperta. Vai. Ora ritiriamo fra poco su tutto. Ancora è presto. E noi abbiamo un trabiccolo enorme qua da spostare. La grafica è molto bello, eh? Cioè, guardate il ciuffo di capelli del bambino. Poi dovete prendere tutto il tempo che necessita sto gioco, cioè, dovete fare tutto con calma, non c'è da aver furia. La furia è cattiva consigliera. Andiamo a ritirare su. Dai. Bravissimo. E poi ci buttiamo giù col gancio, è la cosa che preferisco per ora di questo gioco, è veramente bella. Wow. Che figata. Giriamo le vele. Le spieghiamo perché non l'avevamo capito. Ok. Troppo. Vai. Di più? Di più. Ok. Vai. Oh, quasi al massimo velocità, ora siamo al massimo, vai. Ah, si poteva vedere anche col destro, non me lo ricordavo, un pochino più avanti. Ma lì intanto c'è una mega pala di un mulino mannaro mondiale globale totale, perché è veramente enorme. Chissà cosa facevano con quel mulino. Negli abissi ci sarà qualcosa? Si può anche vedere in anteprima senza andarci? Fantastico. Sono esperienze di navigazione in solitaria, cioè non è che ci sia da mettersi di furia a fare chissà cosa, aspettarsi che cosa dalla trama. La trama è quello che volete aspettarvi dal gioco, cioè quello che volete aspettarvi, appunto.
Mente è cambiato. Vedete? Vedete? Bam! Vedete la... il gruppo di alci inseguito da... boh, non capisco ancora cosa, ma un predatore, direi così a occhio, ma molto più veloce. Sembra un cane in realtà. Però un cane non è. Tra poco scopriremo forse che fine fanno quelle alci. Non so di che corrono inseguite. Ora non mi permette di andare giù a vedere sott'acqua in questo momento. Ancora le alci che scappano. Questo canyon enorme. Sembrava quasi la nave del primo. Del primo far. Hanno cambiato anche gli elementi, erano rossi nel primo gioco, ora sono celesti in questo. Hanno cambiato il colore degli elementi, diciamo, ciò che ha una rilevanza agli occhi di chi gioca. Tanto vuoto però, rispetto anche al primo, tanto vuoto. Tanto, tanto vuoto. Lo dobbiamo colmare con la nostra voglia di rilassatezza, evidentemente. Con la nostra ricerca di quello che c'è nei particolari in fondo allo schermo, cosa ci potrebbe essere da una parte piuttosto che dall'altra, no? Ora stiamo per arrivare in un altro punto. Aspetta. No, c'è qui sotto. Guardate come andiamo belli sgarzullini sott'acqua. Beh, non c'era niente, possiamo tornare indietro roteando come se fosse le pale di un elicottero. Stavo la cassa celeste verdolina qui di poterla aprire, invece. E invece no, e invece no. Essendo verdolina, ci ho sperato. Oh là là. In realtà era una scusa per prendere il gancio. E boom, diretto. Stiamo sbattendo in qualcosa. E quindi si danneggia nuovamente l'albero. Ma che gli devo fare? Lo fa diversamente lì, non credo. Non credo proprio. Là un altro rotore rotto. Oh. Che è successo? È passata la voglia? Oh! No, si è rotto. Non gira più. Ma guardate. Meno male che abbiamo questo per riparare, perché... meno di male. Dobbiamo lasciarlo anche qui in realtà. Ok, adesso rigira. Ma le vele non fanno più una mazza. Ah ok, si era sganciato, ok. Ma pensa te. Meccanici di navi incredibili su Far Changing Tides. Andiamo a cercare il vento. Non era di qua, era dall'altra parte. Tira, tira, tira. Vai. A bombazza. Vai. Qui sono delle civiltà. Mi dà il senso di navigazione con questo gioco, mi fa venire voglia di
di dire, ma caspiterina, sembra essere veramente su una nave. Forse no. Forse fa venire voglia di tagliarsi le vene, però se vi sta facendo venire voglia di tagliarvi le vene, vuol dire che non fa per voi questo tipo di giochi, come Journey o altri giochi di questo genere, sono degli esplorativi, dove si esplora sia nel gioco che dentro di noi. Che cosa c'è sott'acqua qui? Fermo, 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 ne fa così, è un macello. Tira giù tutto, che sta succedendo? Perché? 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 Io ho paura, che sta succedendo qua? Voglio distruggere la mia bellissima nave. L'ho cagato addosso per niente, fondamentalmente. Guardate come va veloce in acqua, ragazzi. Va più veloce della nave. È qualcosa di incredibile. È più veloce della nave. Ouch. Veloce da capire ora perché faceva quel rumore. La cosa un po' mi inquieta. Ma per arrivare sulla terraferma? Che la terra non ferma è preoccupante. Dai, detriti. Dobbiamo fermarci. Abbassa! Abbassa! Abbassa, spacchi tutto, se no. Ah! Ma che alzi, oh. Non sa proprio nulla. Come si passa? Addirittura. E io come salgo là? Piano piano ci arriviamo e poi da qui salto, ok. Ma guardate. C'è una stazione dei treni. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla, treno in transito sul binario. Là. Questa era da spingere in avanti, immagino indietro non mi serva molto. Una macchina sospesa in aria. Why? Perché? Oh, non mi va veloce in acqua. Del carburante? E come glielo metto? Ah, ok, da sopra forse. Oh. Non si apre il sopra? Ah, ma è... Ah, ok. No, guarda se gli devo fare vento sul mantice. No, il gioco a un certo punto diventa che... Non ci posso credere. Lasciamo il vecchio mezzo per il nuovo? Diventa un gioco sui treni? Sarebbe formidabile, ma forse no. Abbiamo bisogno di ancora più carburante. Questo è quello che ci hanno fatto intendere. E infatti, eccolo qua. Come si fa con questo? Ok. Non lo so se facevo. No! No! Ok, deve essere fermo, bene. Ok, uno. Due, non so cosa sia, ma va bene così. Va di là e si prende. Doppio giallo ogni volta. Ok.
Dai. Tutto comodo. È come il primo, qualunque cosa gli butti dentro fa. Funziona. Guarda, come ce l'avrebbe mai pensato un giorno avrei saltato su un mantice finto per far muovere un treno. Dai, però si dovrebbe muovere. Eh sì, eh. Pompa. Vai, che figata. E abbandoniamo per sempre la nostra nave? No. No, sì, ciao. Cioè, si collega anche a altri vagoni? Ah, fantastico. Possiamo bruciare tutto? Tanto mi piace bruciare la roba. Che si fa qua? Devo mettere qualcosa di pesante, forse. Chi lo sa. Perché fa così? Dai. Muoviamo. Allora, dove dobbiamo andare? Andiamo alla rincorsa? Allora, dobbiamo andare per forza di cosa a sinistra, vabbè. E possibilmente ci sarebbe da vedere anche se si apre un qualcosa per passare sotto. Quella botola che non si apre. Il nostro progetto è spaccare la stazione? Dubito fortemente. Vediamo. Magari è così. Rallentare, vai. Gasse. Vai, mantieni la velocità. Un po' deragliamo. Ullala, che è successo? Ma guarda te. C'era tutto un perché dietro. Usciamo dal treno e torniamo alla nostra imbarcazione. Ok. Credo almeno. Sì, forse no, forse boh. Ok. Fisica mi ha aiutato. Beh, direi che il treno più di qua non va. Pare abbastanza ovvio, madonna, sono un cestista nato. Allora, di qua posso scendere a sto giro? Sì. Ok, quindi a sto punto. Che
Cos'è questo? Oh mamma, cosa ho fatto? Abbiamo sbloccato la parte in cui diventiamo a motore. Combustibile. Che figata incredibile. Ma che figata incredibile è. È valsa la pena attendere. E questo video introduttivo si interrompe qua. Se vi è piaciuto vi invito a mettere un like, commentare, condividere e comprare il gioco, perché il gioco è davvero interessante. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!